Oggi ci siamo dati appuntamento per la beatificazione dei due coniugi, Luigi e Maria Beltrame Quattrocchi. Era una famiglia ordinaria, tutto normale, tutto però avendo nella famiglia un gran capo, cioè i miei genitori erano strettissimamente legati al Sacro Cuore di Gesù ed era lui che essi avevano eletto come re della famiglia. Da noi c'era una notevole libertà, ma sempre nei limiti del giusto. Ci si faceva i dispettini sotto, con tanti calcetti sotto la tavola, palline di pane che volavano, ma tutto nella misura, nella armonia. Ecco, questo è il termine che ha dominato la nostra famiglia, l'armonia. Tra loro sposi, noi sappiamo che certamente ci sono stati degli screzi e delle discussioni, ma noi lo sappiamo perché conosciamo la vita di tutti, ma non perché siamo stati noi a sentire qualcosa che metteva loro in difficoltà. Perché? Perché c'era il dialogo tra loro due. Si chiarivano, chi capiva di aver torto si scusava e tutto tornava come prima. Hanno avuto anche dei momenti di sofferenza che hanno dovuto superare con un certo eroismo, come la mia nascita, che ha messo a durissima prova la loro fede. Sono nata perché il Signore ha voluto, sono nata perché il Signore ha premiato la loro fede, ma la diagnosi che avevano dato alla patologia della mamma era tale che era necessario assolutamente l'interruzione della gravidanza. Mia sorella da piccolina si ricorda di aver visto papà in chiesa che parlava con un sacerdote e piangeva. L'ostetrico, il ginecologo, aveva detto: avvocato, lei sappia che ha mille probabilità di rimanere vedovo con tre bambini. E tuttavia sono andata avanti. La mamma diceva sempre che bisognava vedere le cose che accadevano intorno a noi dal tetto in su, con i piedi per terra, perché siamo umani e non abbiamo le ali, però con lo sguardo che supera i tetti e va verso il cielo. Mi fermo un attimo a...